Benvenuti in questo primo video della serie Lore / Curiosità di Fearhanger. Prima di iniziare vi chiediamo di supportarci con un'iscrizione, un like e un commento, soprattutto se la serie vi interessa e se vorrete nuovi episodi. Entrate nel gruppo Telegram e iscrivetevi al canale di Rick che al momento sta portando Fearhanger 2 Termina e in futuro lo porterà con noi su questo canale come abbiamo fatto con il primo gioco. Buona visione! In questo video che apre la serie parleremo del primo personaggio che ci ha accompagnato nella sua avventura di fame e paura all'interno dei dungeon, lo straniero conosciuto col nome di Ragvald. Ragvald è nato con un'anima tormentata, che lo condannò ad una vita di fatiche, ma allo stesso tempo lo aiutò a sviluppare un corpo resistente tanto quanto la sua volontà, ritenuta pari a quella degli dei stessi. Nato e cresciuto ad Oldegard, un regno nordico dagli inverni glaciali, questo fattore ha obbligato i suoi uomini più risoluti a partire per spedizioni verso terre sconosciute, alla ricerca di ricchezze e risorse che sarebbero servite ad aiutare il popolo a superare i momenti più duri. E ad una di queste missioni prese parte proprio Ragvald. Nonostante fossero un popolo di abili navigatori, passarono svariati mesi e la spedizione sembrava non portare da nessuna parte, lasciando Ragvald e i suoi compagni in mare aperto ed in preda alla fame. I più deboli iniziarono a perire ed i sopravvissuti dovevano decidere se placare la loro fame, compiendo atti di cannibalismo, o se resistere a compiere questo atto inumano. Quando le speranze stavano ormai per finire, raggiunsero una terra misteriosa, selvaggia ed inospitale, conosciuta come Vinland. I sopravvissuti saccheggiarono parte di queste terre, portando via con loro, oltre che le risorse, un'antica reliquia, il cubo delle profondità. Ragvald era dubbioso riguardante la natura di questo manufatto, ma nonostante ciò, gli avventurieri lo portarono ad Oldegard con loro. E sarà proprio questo a dare il via alla saga di lutto e vendetta del nostro eroe. Mentre faceva ritorno da una normalissima battuta di caccia, Ragvald assistì ad uno spettacolo terrificante. Un'armata aveva invaso e devastato Oldegard, con lo scopo di ottenere l'artefatto rubato dalle Vinland, il cubo delle profondità. Questi ultimi non provarono nemmeno a negoziare e uccisero la maggior parte degli abitanti del posto, tra cui la moglie e il figlio di Ragvald, Hilde e Bjorn. I pochi sopravvissuti descrissero nel dettaglio a Ragvald la tragedia appena avvenuta e così conobbe gli artefici di questo genocidio. Fu l'armata dei Cavalieri del Sole di Mezzanotte, guidata dal loro affascinante e carismatico comandante Legard. Ragvald, su tutte le furie, decise di inseguire immediatamente Legard per compiere la sua vendetta. Scoprì che l'uomo fu reso prigioniero all'interno della roccaforte di Fearhanger e da questo momento in poi guideremo Ragvald nelle profondità del dungeon alla ricerca di Legard. La fortezza era tutto tranne che ospitale. Al suo interno risiedono mostruosità di ogni tipo, come ad esempio guardie deformate, morti viventi, segugie settate di sangue e anche spettri e fantasmi. Dopo aver attraversato corridoi insanguinati, caverne e miniere sotterranee, Ragvald arrivò in una buia cella. Dall'esterno si poteva intravedere la sagoma di un uomo, che si rivelò essere Legard. Successivamente Ragvald entrò nella cella e in base a quanto ci ha messo il giocatore a raggiungerlo, potrei trovare Legard vivo entro 30 minuti dall'inizio del gioco, oppure morto dopo 30 minuti dall'inizio del gioco. Incontrarlo da morto darà a Ragvald la possibilità di uscire dal dungeon, dato che la sua missione era compiuta, anche se non uscirà traumatizzato a causa degli orrori assistiti nel dungeon. Questo triggererà il finale E. Se Ragvald non è il personaggio giocabile, ma un membro reclutato nel party, dirà le seguenti parole. Alla fine ha incontrato il suo destino. La vendetta sembra ormai un ricordo lontano, ora che lo vedo incatenato qui. Ma dopo tutto,
Sono grato di non essermi dovuto contaminare le mani col suo sangue. Eppure, sono felice di vederlo scozzato come un maiale. Quest'uomo ha devastato abbastanza terre per meritarsi questa fine. Mentre incontrarlo da vivo nei panni di Ragvald permetterà al giocatore di compiere un'azione possibile solo da questo personaggio, cioè spezzare il collo dell'uomo imprigionato mentre ancora debole a causa delle torture subite, oppure lasciarlo vivere, almeno per il momento. Quando si sceglie un personaggio diverso da Ragnvald, lui apparirà come un NPC nell'area del giardino. Camminando nei suoi sentieri, Ragnvald, armato di arco e frecce, ci tenderà un'imboscata, credendoci essere i malvagi del dungeon, ma parlandoci capirà che siamo come lui e inizierà raccontandoci delle sue origini e del motivo per il quale è qui, cioè uccidere le guard, esattamente l'opposto di quello che devono fare gli altri personaggi giocabili. Dopo averci parlato ed essere usciti dal giardino, Ragnvald si dirigerà all'interno del ticket e il prossimo punto in cui si potrà incontrarlo sarà il quarto piano del ticket, lo stesso in cui si può trovare la fortissima Eastern Sword. Parlando ulteriormente con Ragnvald ed esaurendo i restanti dialoghi, lui ci permetterà di reclutarlo, reputando un onore strisciare in questi dungeon insieme a noi. Se Ragnvald e le guard sono nello stesso team, ci sarà un evento speciale nella zona che precede la piazza dell'antica città. Le guard sembra riconoscere il posto. Ciò farà dubitare Ragnvald sull'autenticità dell'amnesia a cui le guard dice di essere soggetto. E mentre il party procederà verso la piazza, Ragnvald e le guard si staccheranno dal party, rimanendo nella stanza precedente, e verrà mostrato un evento in cui i due combattono. Adesso il giocatore si troverà davanti a due scelte: far proseguire il combattimento oppure fermarlo. Far proseguire il combattimento porterà alla morte di Legard, e sedarsene al party si infurierà e inizierà un combattimento contro gli altri membri del party. Se proverai a fermare il combattimento, Ragnvald ti parlerà e avrai un'altra occasione per lasciargli avere la sua vendetta. E le seguenti sono le sue esatte parole. Non capisci le cose di cui quest'uomo è capace! Tu non sai di cosa è responsabile! Devo avere la mia vendetta! Lui deve morire! Non ho niente contro di te, ma non avrò rimorsi nell'ucciderti se mi sarai d'intralcio. Ho fatto una promessa tempo fa, e diventerò il dio dell'ultraviolenza se questo è ciò che serve per mantenerla. Ma se deciderai di ostacolarlo ulteriormente, deciderai di attaccarvi, iniziando un combattimento contro il resto del party. Questa è l'ultima volta che vedremo Ragnvald vivo. Ma l'intero evento può essere evitato se il primo accesso alla città antica si effettuerà tramite Mabre, dopo aver inserito il cubo delle profondità nel meccanismo presente nella tomba degli dei. La Hex Ending di Ragnvald è considerata la più difficile. Consiste nell'ottenere ogni singolo tipo di anima specifica presente nel gioco ed uscire da dungeon tramite l'entrata. Nel dialogo aggiuntivo della modalità Hard Mode, unica modalità in cui si possono ottenere le Hex Endings, verrà spiegato che Ragnvald non ha solo intenzione di riottenere l'artefatto rubato e di vendicarsi, ma anche di eliminare ogni tipo di nemico che possiede un'anima oscura. I nemici che possiedono questi tipi di anime sono i seguenti: Black Witch, Iron Shakespeare, la Farfalla, Crow Mauler, la Cave Mother, Salmon Snake, White Angel, Old Guardian, Skin Granny, il Tormentato, Valtail e François. Dopo aver ucciso tutti i suoi nemici, Ragnvald uscirà dal dungeon, ma capisce che mali del genere esistono da altre parti nel mondo e decide di dedicare il resto della sua vita a dare la caccia agli esseri concepiti dall'oscurità per evitarne l'espansione. Ragnvald divenne così il dio dell'ultraviolenza.
Se Ragnvaldr non è il personaggio principale, sarà equipaggiato di arco e frecce, quando lo incontrerai come NPC o quando lo recluterai. Avrà invece equipaggiata l'ascia quando lo si combatte infettato dal fiore, che purtroppo è una fight buggata. E sempre riguardante il fiore, nella modalità Terror e Starvation, Ragnvaldr può essere affetto da un fiore del cervello, rendendolo ostile nei confronti del giocatore, inseguendoti a vista. Nonostante sia un barbaro del nord, non usa solo la forza bruta, ma anche il cervello. Infatti, sembra possedere varie conoscenze, come si può notare nel momento in cui lo si recluta nel ticket, quando parla delle bestie che abitano questo posto, mostrando di comprenderne la loro natura. Chiedendo di Ragnvaldr agli nuovi dei, persino loro riconoscono questo suo tratto. Una figura sicuramente intimidatoria. Sembra che anche un bruto del nord come lui possa apprezzare la finezza e la conoscenza. Questa sua caratteristica viene confermata persino nel Void, quando si accorge della specie di distorsione del tempo di quell'ambiente. Curioso che tra i personaggi giocabili solo Ragnvaldr parla di questo fatto. Persino Enkidon ne parla, pur essendo uno studioso devoto. È interessante notare che Ron Chambara, conosciuto comunemente come il Tormentato, e Ragnvaldr possiedono entrambi lo stesso tipo di anima, l'anima del Tormentato. Infatti, per ottenere quest'anima non è obbligatorio uccidere Chambara, ma basta utilizzare una Soulstone sul cadavere di Ragnvaldr. Un ottimo modo per evitare la pericolosa fight con il Tormentato. Ragnvaldr è un chiaro riferimento a Guts, il personaggio principale del manga Berserk di Kentaro Miura. Non solo hanno una somiglianza fisica, ma anche di trama, poiché entrambi sono guerrieri in missione per uccidere un uomo che guida un gruppo di mercenari e brama la quasi divinità attraverso il sacrificio. Il look di Ragnvaldr sembra essere ispirato al protagonista di uno dei Castlevania, cioè Simon Belmont. Il suo aspetto è una miscela dell'artwork di Simon di Chronicles, cioè i capelli rossi e i lineamenti del viso, e del suo design barbarico dei giochi originali. L'abilità Divora, che si può imparare nell'intro, ti permette di divorare le carcasse dei nemici. Però non tutto ciò che Ragnvaldr decide di sbranare può avere effetti positivi. Infatti, alcuni nemici possono causare avvelenamento, mentre altri possono risultare troppo duri o gommosi da masticare. Ragnvaldr è l'unico personaggio giocabile che può iniziare con la fanofobia, cioè paura di tutto. Si inizierà il gioco con questo tipo di paura nel caso in cui si perda il lancio di moneta nell'intro dopo aver scelto di saccheggiare dei Vinland. E qui si conclude la storia di Ragnvaldr narrata nel primo gioco. Se sapete altro riguardante Ragnvaldr, vi prego di scrivermelo nei commenti. Iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace per supportarci e per farci capire che il nostro lavoro è stato apprezzato. Alla prossima, amici!